Allora, buongiorno. Come prima cosa, diciamo così, per la lezione di oggi, proviamo un po' a fissare i concetti che abbiamo visto la volta scorsa riguardo ai numeri e all'aritmetica con un semplice esercizio, no? Che ci aiuta, come al solito, a ragionare prima sull'algoritmo e poi sulla implementazione, per poi passare, diciamo così, a complicare un po' le cose introducendo le stringhe, no, nel resto della giornata. Allora, l'esercizio che ci viene proposto qua sulle slide e anche sul libro è questo, in cui noi dobbiamo piastrellare, no, una zona, uno spazio tra due muri. E quindi mi dice, guarda, tu hai uno spazio di una certa larghezza, hai delle piastrelle, di cui conoscerò la dimensione, e queste piastrelle sono alcune bianche e altre nere. E l'architetto ci dice, guarda, per poter fare un buon lavoro, tu devi seguire due vincoli. Il primo vincolo è che la prima e l'ultima piastrella siano nere. Il secondo vincolo è che lo spazio che eventualmente dovesse rimanere tra le piastrelle e il muro, perché magari la larghezza del muro non è un multiplo esatto della lunghezza della piastrella, deve essere uguale da entrambi i lati. Ok? Quindi alla fine voglio sapere come fare a, diciamo così, piastrellare questa zona, quindi decidendo quante piastrelle bianche mi servono, quante piastrelle nere mi servono e qual è lo spazio vuoto che devo lasciare prima e dopo la zona piastrellata tra i muri. Ok? Allora, è chiaro che se dovessimo farlo a mano con dei pezzettini, diciamo così, di carta, o avendo le piastrelle e posizionandole, potremmo andare per tentativi. Qui invece dobbiamo cercare di darci un metodo per trovare una soluzione generale con ovviamente le conoscenze di programmazione che abbiamo al momento, quindi a un certo punto ci troveremmo magari a non fare alcune cose perché ci manca ancora la capacità di scrivere un linguaggio. Ma a livello di ragionamento, a livello di algoritmo, lo possiamo fare. Ad esempio, io magari partirei creando un file di testo che in realtà è già un file Python, che chiamo piastrelle, e inizierei a scrivere dentro questo file dello pseudocodice, no, il piano di lavoro del mio algoritmo. E poi, almeno io mi trovo bene a trasformare poco per volta lo pseudocodice in codice. Man mano ciò che ho scritto come pseudocodice, come commento, come pseudocodice, quindi come descrizione dell'algoritmo, diventa un commento a cui sotto scrivo il codice corrispondente. Quindi trasformo gradualmente quello che è un'idea in quello che è un codice. Quindi, innanzitutto, devo chiedermi quali sono i dati di ingresso e quali sono i dati in uscita del mio problema. Allora, i dati d'ingresso mi sembra che sia abbastanza semplice pensare che siano la larghezza del muro, come si chiamava sulle slide, larghezza totale del muro, diciamo, e poi il lato della piastrella. E quando io dico che il lato della piastrella è un dato, sto ipotizzando che le piastrelle siano quadrate e che le piastrelle bianche abbiano la stessa dimensione delle nere. No? Allora, se sono vere queste due ipotesi, che sono piastrelle quadrate, quindi non posso decidere come girarle, e le bianche e le nere hanno la stessa dimensione, e questa ipotesi la faccio
non è esplicita, se non sbaglio, ma è suggerita dal disegno, dall'esempio, allora vorrà dire che mi basterà una misura, cioè il lato di una qualunque di queste piastrelle per poter dedurre la dimensione di ciascuna indipendentemente dal colore. E poi ho dei dati in uscita, cioè cosa devo calcolare? Beh, probabilmente dovrò dire il numero di piastrelle bianche, il numero di piastrelle nere e lo spazio nere. E lo spazio da lasciare da ciascun lato. Adesso io qua sto scrivendo, adesso PyCharm mi sta facendo, scusate, Visual Studio Code mi sta facendo i dispetti, perché io sto scrivendo in italiano dello pseudocodice all'interno di un file che ho dichiarato essere file Python, e quindi lui mi segna degli errori di sintassi, mi cerca di fare... Sì? Basterebbe? Cioè lui no, crede che io stia scrivendo codice, quindi mi fa l'autocompletamento, mi fa gli import, eccetera. Ovviamente è antipatico. Lui dice, ma certo, perché tu non devi scrivere il codice così di brutto, ma devi metterlo come, come commento. Adesso vi faccio vedere, vi dico come fatto. E quindi, se dovessi andare avanti, dovrei andare avanti a scrivere cancelletto, diciamo così, una cosa che non abbiamo detto, che tutte le misure sono espresse in centimetri. Oppure in metri, decidiamolo, però dobbiamo decidere quale unità di misura, non avere il muro in metri, la piastrella in centimetri. No? Allora, è chiaro che ciò che sto scrivendo è sotto, deve essere sotto forma di commento, deve essere ignorato sia dall'editor che dall'interprete Python. È un po' scomodo, purtroppo, il Python, perché ogni volta che scrivo dei commenti, ad ogni riga devo metterci il cancelletto davanti. Ok? Poi, come avete visto, lo si può fare in un colpo solo, nel senso che c'è una scorciatoia di tastiera che è control e slash, no? Che mette e toglie i commenti. Adesso io ho la tastiera americana e non la tastiera italiana, perché purtroppo nella tastiera italiana lo slash è shift 6 o cose di questo genere e non sempre funziona, dipende un po', ma in ogni caso ci sono, volendo si può, se per caso non vi funzionasse simbolo per fare la slash, che credo sia sul 6 o sul 7, non ricordo, sulla tastiera italiana, col control che vi mette o vi toglie il commento, dovete andare nelle impostazioni, potete andare nelle impostazioni di PyCharm e cambiare la scorciatoia di tastiera mettendo una che vi fa comodo, perché effettivamente è molto utile e comodo selezionare un gruppo di linee e dire ok, commentare tutte e non commentare nessuna con questa scorciatoia. Visto che l'anno scorso usavamo PyCharm e control slash non funzionava sulla tastiera italiana. Però questo è un dettaglio operativo. C'è un altro modo di scrivere commenti in Python su più righe. In realtà non è un modo, ma è un, insomma, così, un abuso di un costrutto del linguaggio. Perché, appunto, dicevo, si va benissimo così, ma ha il difetto che ad ogni riga devo metterci cancelletto davanti. Se io voglio mettere un blocco di testo scritto liberamente, è antipatico, anche perché poi, capite, se poi devo aggiungere o spostare una parola, c'è questi cancelletti in mezzo che rompono le scatole. Allora, il trucco qual è? Vi ho detto l'altra volta che le stringhe si possono scrivere con le virgolette semplici, oppure con le virgolette doppie. In realtà esiste un altro modo di definire una stringa in Python, che è con le virgolette singole, triple o doppie, triple. Cioè, virgolette, 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 ciao, virgolette, virgolette, virgoletta, oppure la stessa cosa con le doppie. Voi dite, vabbè, siamo scemi, non serve a niente. No, la differenza qual è? È che se io definisco una stringa con le triple virgolette, è uguale, è sempre una stringa,
Quindi posso farci tutte le stesse operazioni che ci potevo fare su questa, metterla in una variabile, concatenarla a un'altra, eccetera. Ma la differenza è che se ho le virgolette triple, io posso andare a capo all'interno della stringa. C'è una stringa tra triple virgolette, è una stringa che può contenere degli a capo al suo interno. Una stringa tra semplici virgolette non può. Se io provo ad andare a capo, mi dà un errore di sintassi perché mi dice string literal is unterminated. Cioè dice guarda che la stringa, la costante, literal vuol dire costante, la costante stringa che mi hai definito non è terminata, cioè hai aperto le virgolette ma non le hai chiuse. Ok? Quindi, con questa, che è una sintassi legittima per costruire le stringhe, e la useremo magari quando dovremo stampare dei messaggi o fare delle cose più complicate, la possiamo usare dicendo, guarda, io qua ci metto un'intera stringa, che inizia qua e finisce qua. Quindi l'interprete Python si vede che io ho dichiarato una stringa, vede che non ne sto facendo nulla, cioè io avrei potuto questa stringa metterla, che ne so, commento uguale. Sarebbe una variabile che contiene un valore stringa. In realtà non è obbligatorio, io posso mettere un valore stringa e non farne nulla, e lui semplicemente lo butta via. È un valore che non è associato a nessuna variabile, non viene ricordato, non viene memorizzato, in realtà viene ignorato. Quindi con questo trucco, diciamo così, di usare una sintassi che è stata pensata per le stringhe su più linee, la possiamo anche usare per fare un commento su più linee, basta che noi definiamo questa stringa e non la usiamo, non la memorizziamo da nessuna parte. Quindi questo è più comodo perché dentro queste virgolette possiamo scrivere in formato libero e lui non mi martella col controllo della sintassi, chiaramente. Ok, questo lo possiamo fare in qualunque punto del codice, non solamente all'inizio. Allora, questo qua è il dati in ingresso e dati in uscita. Adesso, l'algoritmo, il procedimento. Allora, che ragionamento posso fare? Da un lato, così intuitivamente, io posso pensare che il numero di piastrelle totali sia uguale alla larghezza del muro diviso lato piastrella, giusto? Più o meno, in totale. Poi dobbiamo aggiungerci gli altri vincoli, ok? Perché questa divisione qua, innanzitutto pensiamola come divisione intera, abbiamo imparato in Python il simbolo per divisione intera, chiaro che non posso avere 2,7 piastrelle. Questa è l'idea di partenza, poi va raffinata perché così non funziona. Perché ad esempio, se questa divisione avesse il muro da 80 e le piastrelle da 20, il risultato di questa divisione farebbe 4. E 4 piastrelle non è una risposta corretta. Perché se io ho 4 piastrelle farò bianca, nera, ma non posso avere nera come prima e come ultima e contemporaneamente, no? Avere un'alternanza di bianco e di nero. Quindi, per ora sto scrivendo testo così libero, mi sto aiutando a ragionare, prendendo note per me stesso. Il numero di piastrelle totali dovrà essere sempre dispari. Una piastrella nera e basta, 3, 2 nere e una bianca in mezzo, 5, nera, nera, bianca, bianca, nera al centro e così via. Sì? Con 2 nere no, perché c'è scritto che devono essere alternate. Ok? Non c'è scritto in realtà. No, è una specifica, di nuovo questa è una specifica fatta coi piedi, però no, lo fa capire il disegno. In realtà nelle slide successive lo analizza, ma noi cerchiamo di andare avanti indipendentemente.
Quindi due piastrelle mi darebbe due piastrelle nere, quella iniziale e quella finale, ma non mi darebbe, mi darebbe due piastrelle dello stesso colore adiacenti, che non è quello che vogliamo. Cioè, piuttosto ne metto una sola nera e lascio lo spazio più largo ai lati, piuttosto che metterne due nere, secondo queste regole. Okay? Allora, come facciamo a fare in modo che questa divisione dia un numero dispari? Beh, chiaramente non è la divisione intera, perché 80 diviso 4 fa 80 diviso 25 fa 4, diviso 20 fa 4. Noi vorremmo che facesse 3, no? O giù di lì. Allora, ci si può arrivare in tanti modi qua, no? Si può arrivare in modo più sistematico provando vari casi, si può arrivare in modo più matematico cercando di scrivere una formula. Ci si può arrivare decomponendo il problema un po' per volta. Ad esempio, un ragionamento potrebbe essere quello di non ragionare nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero. Questo è quello che vogliamo ottenere, no? E quindi contiamo quante piastrelle ci sono. In realtà quello che potremmo dire è, guarda, separiamo la prima. Concettualmente, mentalmente. Se separo la prima ho tanti blocchi bianco-nero. Quindi in termini di lunghezza che cosa avrò? Avrò un lato, la lunghezza di un lato di una piastrella per la prima e poi avrò 2, 2, 2, 2. Sento queste due domande, dimmi. È un modo. Un modo è quello di dire faccio la divisione, se poi è pari tolgo uno. È un altro, è un modo. Oppure faccio in modo direttamente che... No. Qui c'è scritto che la prima e l'ultima piastrella devono essere nere. Avremo comunque la prima e l'ultima che devono essere nere. Okay? Quindi qua la prima è nera, l'ultima è nera. Qua gli altri due muri. No, qui parliamo solamente di una parete, non stiamo pensando all'intera stanza, no. Se no avremmo dovuto avere la lunghezza e la larghezza della stanza, di fare scacchiera, no. Per fortuna è solo unidimensionale per ora questo problema. Quindi, per agganciarmi alla sua osservazione, la prima, ci sono due modi diversi di almeno due, no? Macro modi di ragionare su un esercizio così semplice. Uno è impostare i calcoli in modo che mi venga il risultato in un modo lineare. L'altro è quello che dice lui, ma tu fai, lui mi ha detto fai la divisione, se poi ti viene di pari togli uno. Il problema è che se non sappiamo ancora come si scrive in Python, per ora sappiamo solamente fare i calcoli in sequenza, no? Quindi sto cercando una soluzione che non richieda di avere di ramificare fino alla settimana prossima i flussi di esecuzione. Allora, questo vuol dire che il calcolo che dovrò fare qua, no? Se è chiaro questo che sto facendo, sto dicendo, io ho una larghezza del muro, una piastrella nera la piazzo comunque, e poi nella parte restante di muro piazzo coppie di piastrelle, mentalmente sempre. E quindi il numero di, mi calcolo il numero di coppie bianco-nero di piastrelle come la lunghezza disponibile diviso la lunghezza della coppia. No? Quindi vuol dire la lunghezza disponibile è la lunghezza muro meno lato piastrella, che sarebbe la prima n che già abbiamo messo. Quella c'è di sicuro. Diviso 2l. Che non mi chiedo quante piastrelle, ma quante coppie di piastrelle che occupano ciascuno uno spazio pari al doppio del lato. Il doppio slash è per fare la divisione intera,
No? Quindi alla fine non deve farmi 3,2 piastrelle, ma 3. Il resto non lo posso usare. Quindi nota di Python, se io posso scrivere A divisione intera B, oppure posso scrivere A divisione reale B e il risultato lo converto in numero intero. Ieri abbiamo visto velocemente la funzione int che prende un numero reale e estrae, lo converte in numero intero, ovviamente convertirlo intero ti fa perdere la parte frazionaria. Ok, quindi a seconda di cosa vi viene in mente prima, di quale modo più naturale, potete usare direttamente la divisione intera oppure fare la divisione normale, poi buttiamo via la parte decimale, approssimiamo un intero, è uguale. Scusa? C'è anche per il per la moltiplicazione? Non ho capito la domanda, scusami. Intera? Sì, int è una funzione che applico a qualunque espressione mi venga in mente, che sia un'espressione, una divisione, una moltiplicazione, una trigonometrica, eccetera, prende ciò che ho e lo converte in intero. Se è il risultato di una moltiplicazione, attenzione che se sto moltiplicando due numeri interi, il risultato sarà già comunque intero, quindi non serve. Serve solo se moltiplico numeri reali e voglio buttare via la parte frazionaria. Dimmi. No. Così? No, 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 attenzione. Io posso, esco dal commento perché scriviamo codice. Se io ho A uguale 5 e B uguale 2, posso calcolare C uguale 5 diviso 2. Divisione intera, quindi quando io stampo C, mi verrà fuori 2. Purtroppo viene fuori in mezzo a tutti questi messaggi, ma andiamo a riconoscere. La stessa cosa posso fare, se io invece faccio 5 diviso 2 con una slash sola, sarà la divisione reale, quindi nonostante 5 e 2 siano numeri interi, la divisione viene fatta in campo reale e il risultato fa 2,5, che in campo reale è corretto. Io però potrei volere questo. Cioè a me interessa la parte intera di quel risultato. Qui dentro c'è scritto 5 diviso 2, potrebbe essere scritto qualunque cosa che dà alla fine un valore reale, un pi greco, e alla fine mi dà la funzione int, mi restituisce la parte intera di quel valore. Ok? Il suggerimento vostro, del vostro compagno è stato questo, se ho capito bene. Ok? Allora questo non ha senso in Python, perché ricordiamoci la regoletta semplice dell'assegnazione, del simbolo di uguale. A destra ho un valore calcolato con un'espressione anche la più complicata del mondo. A sinistra ho una variabile, nuda. Non una funzione applicata a quella variabile. Ok? A sinistra dell'uguale deve essere sempre una variabile che, il cui nome serve per ricordare l'espressione, quindi tutti i calcoli li faccio a destra. A sinistra ho semplicemente un nome in cui memorizzare il valore. Non a caso quando parliamo di questa parte qua, a destra diciamo sempre un'espressione o un valore, il valore è la forma più semplice di espressione, mentre invece a sinistra diciamo sempre una variabile, non un'espressione, non sono intercambiabili le cose, non mescoliamole, eh. Ricordiamoci, a sinistra è l'uguale, una cosa semplice, una variabile semplice e basta. A destra è l'uguale, si scatena l'inferno. Qualunque calcolo vogliamo fare, lo possiamo fare. Anche se noi lo pensiamo diversamente, lui funziona così. Ok? Quindi non è compito della macchina capire cosa stavamo pensando, ma è compito nostro seguire le regole, grammaticali, in certo senso, del linguaggio. Ok, tra l'altro, allora facciamo una prova, no? Che ne so, il muro uguale, abbiamo detto, 80. Il lato uguale a, abbiamo detto, 20.
quindi il numero di coppie, sto provando a mettere in Python quello che c'è scritto sopra, no? Poi lo metteremo in bella, eccetera, ma larghezza muro, che è muro, meno lato piastrella, che è lato, diviso 2 lato, print coppie. No? Questo è quello che alla fine a livello di codice faremo. Adesso qua mi dà un errore, vabbè, perché in matematica lasciamo sottointesa la moltiplicazione, e quando scriviamo un'espressione invece non lasciamo sottointeso assolutamente nulla, quindi devo metterci la moltiplicazione qua. No? Quindi il risultato mi dovrebbe dire che probabilmente dovrò avere 2 coppie, una, aspetta, 80, tolgo 20, rimangono 60, 60 diviso 20 fa 3, no, diviso 40, non diviso 20, quindi fa 1. Dovrebbe dirmi che io ho una coppia di piastrelle, e infatti lui mi dice che ho 600 coppie di piastrelle. Posso piastrellare fino a Moncalieri. Qual è il problema? La precedenza delle operazioni. Ok? Allora, divisione e moltiplicazione hanno la stessa precedenza e quindi vengono elaborate, lette da sinistra a destra. Quindi manca la parentesi qua. Altrimenti lui faceva diviso 2 e il risultato per 20, che era il lato. Ok? Quindi anche visivamente, occhio, quello che conta non è la sbarra, il numeratore e il denominatore, quello che conta sono le parentesi. Nel dubbio, una coppia di parentesi in più vi viene gratis. Ve le regalo io alla fine dell'anno, quello che avete usato. 1,5, ah certo, perché devo fare la divisione intera, non la divisione reale. 1. Adesso viene giusto. E se io avessi il muro da 90? Allora, 1 cosa vuol dire col muro da 80? Vuol dire una nera più una coppia bianca nera. Alla fine sono 3 piastrelle in tutto. Se fosse il muro da 90 sono sempre 3 piastrelle. Se fosse il muro da 100, in cui ci sta teoricamente una piastrella in più, dovrebbe dirmi 2 coppie, perché effettivamente sul muro da 100 ci stanno 5 piastrelle, una nera più 2 coppie bianco-nero, bianco-nero. Ok? Abbiamo scritto 3 istruzioni cretine e ci stiamo giocando per convincerci che funzionano. Abbiamo visto quel 600 che non ci ha dato un grosso problema, perché dove cavolo poteva essere l'errore? C'era un'istruzione sola di calcolo, sarà lì. Però immaginate che anziché aver testato queste 3 righe adesso, fossi andato avanti a scrivere un lunghissimo programma successivo. E poi mi dà un risultato, che ne so, mi diceva quanto costa il piastrellista all'ora, eccetera, e mi dà un risultato non intuitivamente comprensibile. E quel risultato sarebbe stato completamente sballato. Perché uno dei calcoli intermedi ho fatto un errore stupido di parentesi. Quindi, semplici errori, questi sono errori semantici, cioè ti ho detto di fare la cosa sbagliata, non sono errori sintattici in cui ho aperto la parentesi e non l'ho chiusa. Un errore semantico non lo può capire il calcolatore, lo può capire solo il programmatore. E per capirlo devo andare a piccoli pezzi. Provo questo pezzo, adesso sono... ci ho giocato un po', sono ragionevolmente sicuro che questa formula qua funzioni. Però questo non è il risultato che volevo. Questo è un passo intermedio sulla base del quale calcolo il risultato, perché il risultato che dovevo calcolare era, quindi torniamo indietro sopra, il numero di piastrelle dovrà essere sempre dispari, quindi questa formula non funziona in generale. Pensiamo di organizzare il problema in questo modo, e quindi questa formula
corretta, che calcola non le piastrelle ma il numero di coppie, ok? Adesso dobbiamo, questo è il risultato intermedio, che usiamo per calcolare gli output che erano richiesti, cioè il numero di piastrelle bianche, il numero di piastrelle nere e spazio da lasciare in ciascun lato. Quindi qual è il numero di piastrelle bianche, qual è il numero di piastrelle nere e qual è lo spazio. Il numero di piastrelle bianche, numero di piastrelle bianche, numero di piastrelle bianche era fa, dov'è che le metto le bianche? Nelle coppie, quindi sarà esattamente pari al numero di coppie. Il numero di piastrelle nere è uguale a quello delle bianche di 1. E lo spazio che rimane sarà dunque il muro completo meno la lo spazio totale occupato dalle piastrelle, quindi sarà lato piastrella per numero piastrelle, e questo è ciò che rimane, quello ciò che avanza. Ciò che avanza devo dividerlo metà di qua, metà di là, no? E quindi il tutto va diviso 2. Attenzione che ho una sottrazione, quindi per fare la divisione dopo devo mettere una parentesi. Questo può essere un numero reale, questo è una divisione reale perché magari devo lasciare 3,5 centimetri, perché se il risultato della divisione fosse 3,5 e facessi una divisione intera avrei 3 centimetri di qua, 3 centimetri di là e un centimetro che se lo porta a casa, no? Mi avanza dal muro. Quindi in questo caso ho fatto questo primo calcolo, vado avanti e dirò piastrelle bianche uguale coppie, nere uguale coppie più 1, spazio uguale muro meno lato per, allora le piastrelle totali quante sono bianche più nere, no? Non ho una variabile che si ricordi quanti sono quelle totali, ma lo posso calcolare. Diviso 2, dunque bianche più nere, moltiplico per lato, sottraggo da muro, diviso 2. Okay. Quindi potrò dire dato un muro lungo muro centimetri e una piastrella di lato, lato, centimetri, print, dovrò posizionare bianche, piastrelle bianche, e nere, nere. E lasciare spazio, centimetri liberi da ogni lato. Quindi con questi miei dati mi dirà, dato un muro lungo 100 cm, una piastrella di lato 20 cm, dovrò posizionare due piastrelle bianche e tre nere e lasciare 0,0 cm liberi da ogni lato. Se la piastrella fosse da 18,
dirà che dovrò posizionare due piastrelle bianche e tre nere e lasciare 5 cm liberi da ogni lato. Perché 18 per 5 fa 90, quindi avanzano 10 cm, 5 più 5. Ok, quindi abbiamo ragionato prima sul metodo di risoluzione, diciamo così, in senso analitico, in senso quasi matematico, modificando un po' il problema, perché quello di prima non si prestava a essere risolto con un calcolo così semplice e quindi abbiamo dovuto trasformare il problema in un altro che fosse più facile da risolvere. Tipo, senti, mettiamo da parte una piastrella, a questo punto si ragiona in modo più semplice, con quelle rimanenti. E poi vabbè, abbiamo a questo punto scritto il codice che segue pari pari il ragionamento che abbiamo fatto prima. Codice molto semplice, molto lineare, sequenziale. E abbiamo cercato di seguire uno sviluppo incrementale, cioè inizio a scrivere una parte di codice, la testo, vado a vedere cosa esce fuori, metto delle print che non mi servono, nel senso che abbiamo messo a un certo punto print coppie e poi l'ho cancellata perché non fa parte del risultato, però mi è servito a metà del lavoro per verificare se stavo facendo la cosa giusta. Se poi capitasse che lo spazio, il risultato finale viene sbagliato, allora magari vado a rimettere quella print per capire. No, visto che la variabile coppie è una variabile chiave in questo microalgoritmo, ma non viene stampata direttamente, vengono stampati dei valori che dipendono dal numero di coppie, se vedo che i valori finali sono sbagliati, io devo fare un'opera di detective, dire se il risultato finale è sbagliato questo, è sbagliato questo, è sbagliato questo. Fino a che punto il programma calcola correttamente e da che punto in poi sta sbagliando. No? E quindi a volte magari se il risultato non viene, vado a riaggiungere, rimettere delle print per andare a seguire i calcoli che il programma fa. Oppure uso una funzionalità, una modalità di esecuzione passo passo del programma attraverso una funzione che si chiama di debugging. E vi faccio vedere come funziona. Se voi andate a guardare qua nel menu di run che abbiamo usato, c'è run come abbiamo sempre fatto, oppure c'è debug del file Python corrente. Se io schiaccio debug in realtà non succede nulla, nel senso che vabbè, è un po' più lento, cambia colore, ma alla fine stampa esattamente le stesse cose. Il debug è una modalità di esecuzione nella quale è possibile intervenire durante l'esecuzione, fermare l'esecuzione, vedere cosa sta facendo il programma e ispezionare il valore delle variabili. Normalmente il debugger in automatico non si ferma, devo farlo fermare io, usando un meccanismo che si chiama di breakpoint, cioè un punto di interruzione. Per mettere un breakpoint non c'è nulla di più facile, basta semplicemente andare su una qualunque riga di codice e cliccare qua. E compare un pallino rosso che indica che quando il programma viene eseguito, normalmente se ne frega, quando viene eseguito in modalità debug, nel momento in cui arrivo ad eseguire quell'istruzione, l'esecuzione si ferma, si sospende, si mette in pausa e mi permette di vedere cosa succede. Quindi, per lanciare un programma in debug devo ovviamente mettere almeno un breakpoint, altrimenti lui va avanti lo stesso. Quindi a questo punto vedete che oltre la frecciolina c'è un piccolo insetto, bug indica proprio insetto. Ho fatto run e dunque cosa compare qua? In alto è comparsa questa frecciolina qua, che non sono i tasti della PlayStation,
ma indicano le azioni che posso fare col programma che è già stato avviato e in esecuzione controllata. Questo rosso ferma il programma, lo interrompe. Questo a freccia lo fa andare avanti e questa frecciolina col salto, non so come chiamarla, lo fa andare avanti di una sola istruzione per volta. Quindi qua ho il controllo sull'esecuzione dei programmi, poi questi qui lasciamo perdere perché sono, li useremo quando dovremo entrare e uscire dalle funzioni. Questo verde lo fa ricominciare da capo, sempre in modalità debug. Questo è comparso qua. A sinistra sono comparsi dei pannelli, che in realtà sono attivabili qua dal menu Run, in cui mi fa vedere le variabili, ad esempio, del programma. In questo caso mi dice che lato vale 18, muro vale 100. Come fa a saperlo? Ma perché lui ha già eseguito l'istruzione della riga 30, l'istruzione della riga 31 e poi l'ho stoppato. Quindi lato è già stata definita, vale 18, muro è già stato definito, vale 100. E sono fermo qua in attesa di eseguire la riga 32. Come faccio a sapere qual è la riga in cui sono fermo? Beh, perché viene evidenziata in questo caso in giallo e poi questa frecciolina marrone a fianco indica proprio la riga che sto per eseguire. Se io faccio qua passo passo, vai avanti un passo di esecuzione, vedete che il breakpoint rimane lì perché lì l'avevo messo, ma la freccia che mi indica la prossima istruzione da eseguire si è spostata avanti e infatti quella della riga 32 è stata eseguita. È stata eseguita, ha inizializzato una nuova variabile che si chiama coppie, che vale 2. Tra l'altro quando sono in modalità debug, se col mouse vado sopra il nome di una variabile, mi fa anche lui vedere quanto vale, quindi mi aiuta molto a capire cosa sta succedendo. Bianche ovviamente non è ancora definita, dice vabbè, aspetta arrivarci, non so ancora qual è il valore. Quindi posso scegliere dove fermare il programma, anziché mettere una print di coppie, posso fermare in debug e andare a vedere cosa viene calcolato. Volendo potrei anche andare a modificare questi valori, faccio doppio clic sopra e lo modifico, ma poi il programma vuol dire che va avanti con una, con un valore diverso da quello che ha calcolato, ma magari mi serve per aggiustarlo, avendo capito il problema, aggiusto un valore e vedo che vada avanti correttamente. Non modifica il programma, modifica solo questa esecuzione qua. Sì, assolutamente. C'è un pannello che si chiama di watch, in cui posso aggiungere altre espressioni da verificare. Che ne so, se io voglio scrivere muro diviso lato, una qualunque espressione che viene valutata e ogni volta che vado avanti passo passo viene ricalcolata, perché magari mi serve per aiutarmi nel ragionamento, no? Quindi lui mi fa vedere le variabili grezze, ma se voglio calcolare qualcosa sulla base di queste variabili lo posso aggiungere in questo pannello di watch, oppure posso cancellarle. Sotto mi fa vedere l'elenco dei breakpoint che posso al limite disabilitare temporaneamente se voglio fermarmi solo a volte in quel punto, so che quello è il punto in cui fermarmi, ma non mi voglio fermare sempre perché in questo momento sto guardando un'altra parte diversa del programma. In questo pannello qua di debug ho tutti questi tipi di controlli. In realtà poi anche una debug console che non mi ricordo se accetta comandi Python o no, ma direi che tutto ciò che ci serve è già qua. Quindi la possibilità di eseguire e vedere bianche compare qua, nere compare qua e così via, calcolo spazio, tra l'altro mi dice che questo è un int se ci vado sopra, mi dice che questo è un float se ci vado sopra, insomma mi dà le informazioni su ciò che sta succedendo, che a volte è più informativo, soprattutto su problemi che fatichiamo a capire, è più informativo che aggiungere un mare di print in giro e poi non so, fatico a interpretare, no? Quando ho finito, posso stoppare il programma e lui, vedete qua, è diventato tutto bianco, ha terminato l'esecuzione, qua sotto il terminale è uscito dal programma, in questo caso senza stampare nulla perché l'ho interrotto prima. Ok, quindi abituiamoci, tutte le volte che vediamo un programma e diciamo io sono convinto che il mio programma faccia questa cosa, ma poi non la fa, andiamo a vederci dentro. No? Facciamo un'ecografia per vedere cosa c'è che non va. E lo strumento per fare l'ecografia è il debugger.
Ok? Quindi abituiamoci a usarlo. Per le cose semplici basta una print in più, quando le cose diventano un po' più complicate è sempre qua. Ricordiamoci che esiste il nostro amico. Ok, bisogna solo fare attenzione a volte che ogni volta che lanciamo un programma in esecuzione o in debug, lui apre un terminale nuovo, diverso, e quindi a un certo punto, quando non ci servono più, possiamo anche toglierli, chiuderli, tanto poi li riapre quando faremo il prossimo run, quindi non è un problema. Questo lo dico perché a volte ci capiterà di fare dei programmi che girano all'infinito per qualche errore. Allora, tu fai run e il programma sembra che si sia bloccato, invece non è bloccato, sta frullando all'infinito. Allora fai di nuovo run, e lui vede che il programma sta già girando, e quando fai di nuovo run ne apre un altro nuovo. Con l'effetto che tu hai poi 4-5 Python che stanno girando all'impazzata, il tuo computer diventa lento. No? Non funziona il computer, ok, no, calmi. Guardate qua, se per caso avete troppa roba attiva, c'è un bellissimo cestino che lo uccide con piacere. Ok, quindi come sempre io ho un po' questa abitudine di fare esempi anche facili, anche al limite del banale, ma usarli come pretesto, no, per poi imparare altre cose che ci servono più avanti. Domande su questo? Ok, quindi oggi tutti a piastrellare. Allora, invece, visto che il tema più interessante di oggi è quello delle stringhe, e abbiamo ancora un po' di tempo prima dell'intervallo, inizierei volentieri a parlarvi delle stringhe, che sono un tipo di dato che anche lui ha una sua aritmetica, delle sue operazioni che si possono fare, dei suoi calcoli che si possono fare, e rendono anche, tutto sommato, più interessanti i programmi. No? Quindi noi siamo abituati chiaramente a lavorare con i testi, e un testo è una sequenza di caratteri che noi scriviamo. Quando si parla di testo puro, si sta parlando di caratteri senza qualità di formattazione, quindi senza il tipo di font, senza la dimensione del carattere, senza il colore, ma solamente il carattere che c'è scritto. Okay? Quando mandate un messaggio su un'applicazione di chat, normalmente non ha capacità di formattazione o ce l'ha molto limitata, ecco, immaginate che non ce l'abbia proprio. No? Cioè, lo stesso Telegram in cui scriviamo i messaggi, per fare il grassetto dobbiamo mettere un asterisco perché lui capisca farlo vedere in grassetto, ma in realtà il testo è solamente puro testo, pura sequenza di caratteri. Abbiamo già visto che una sequenza di caratteri in Python si chiama stringa, che è una definizione, un nome un po' strano, ma va bene. Quindi dire un testo, dire una stringa è la stessa cosa. In entrambi i casi stiamo parlando di uno o più caratteri messi in fila, in una certa sequenza, e si rappresenta con le virgolette semplici o doppie. Questo l'abbiamo già visto. Che operazioni posso fare con le stringhe? Beh, una l'abbiamo già vista l'altra volta. Posso creare una nuova stringa concatenando stringhe esistenti. Ok, se ho nome e cognome, posso creare una nuova stringa che contenga al suo interno nome e cognome con un operatore di concatenazione che ha la stessa rappresentazione dell'operatore di addizione tra numeri, ma tra stringhe fa la concatenazione, non fa l'addizione. Chiaramente se è giunto nome e cognome, devo metterci uno spazio in mezzo. Quindi questa cosa qui strana, virgolette e altre virgolette, in mezzo c'è uno spazio. Lo spazio è un carattere come tutti gli altri, ha l'unico difetto o pregio che non si vede. Ma c'è. Ok? Quindi facciamo attenzione, quando vediamo una cosa di questo genere, se tra le virgolette c'è qualcosa o non c'è nulla. Perché fa la differenza. Infatti, visto che una stringa è una sequenza di caratteri, avrà una sua lunghezza che è data dal numero di caratteri che essa contiene. Quindi questa stringa qua, virgolette, Harry, chiuse virgolette, ha
diciamo lunghezza 5, intendendo che contiene 5 caratteri diversi, non diversi, 5 caratteri, perché la R è presente due volte, quindi non sono diversi. H maiuscola, A minuscola, R minuscola e Y. Per sapere la lunghezza di una stringa posso usare la funzione len. Quindi quando fa vedere len di word, in questo caso ho 5 caratteri che sono composti dalle lettere della parola word più un carattere che rappresenta il punto esclamativo. Esistono stringhe degeneri, chiamiamole così, poverine, che hanno lunghezza 0. È possibile definire una stringa di lunghezza 0, detta stringa vuota, che si rappresenta semplicemente con virgolette aperte, virgolette chiuse, senza niente in mezzo, neanche uno spazio. Per cui se noi prendiamo chiudiamo piastrelle che non ci interessa più. Se noi ci chiediamo qual è stringa 1, chiamiamo così, uguale aperte virgolette, spazio chiuse virgolette, e S2 uguale aperte virgolette, niente spazio chiuse virgolette. Quindi abbiamo che S1 è una stringa di lunghezza 1 e S2 è una stringa di lunghezza 0, cioè una stringa vuota. Poi S1 potrebbe contenere uno spazio, potrebbe contenere un asterisco o qualunque altro carattere. In questo caso c'è un carattere, chiaramente mi dà, mi dà lunghezza 1. Lo spazio è un carattere come tutti gli altri. Ovviamente, visto che l'operatore più fa cose diverse, nel senso che se ha dei numeri li somma, se ha delle stringhe le concatena, vuol dire che lo stesso operatore ha funzioni diverse e devo fare attenzione io a quali sono i dati che gli fornisco. Devo sapere se quel A più B è eseguito in un punto in cui la variabile A fa riferimento a un valore reale e la variabile B fa riferimento a un valore reale, allora quel più si comporta come un'addizione, oppure se quell'A e B fanno riferimento entrambi a valore stringa e allora quel più si comporta come una concatenazione. Questo non si può sapere guardando il codice, perché io non so qual è il valore che avrà A a un certo punto dell'esecuzione, perché dipende da cosa ha fatto il programma prima, no? Quindi devo fare attenzione io a essere sicuro quali sono i tipi di dati. Vedremo che poi anche su altre strutture dati tipo list eccetera, insiemi, l'operatore più assume significati ulteriori. Quindi agganciandoci a quello che dicevamo ieri, ieri nel senso di lunedì, le variabili non hanno mai un tipo ma contengono un valore che ha un tipo, quindi io devo sapere a quel punto del programma qual è il valore memorizzato in quella variabile e quindi questo mi farà capire qual è il significato dell'operazione che scrivo. Questo concetto astratto per dire è molto comodo per noi, una volta che una variabile la uso per memorizzare un numero intero, continuare a usarla sempre per memorizzare numeri interi, anche se teoricamente potrei metterci dentro una stringa, potrei metterci dentro un reale, perché sennò peggio per me che non so più cosa ci ho messo dentro. Okay? Quindi meglio avere una variabile in più e sapere mantenere il tipo di dato all'interno di una stessa variabile, no? Ma questo su programmi più complessi lo vediamo. C'è un'operazione strana sulle stringhe che è la ripetizione, quindi non è possibile fare una somma di una stringa con un numero, ma è possibile moltiplicare una stringa con un numero che semplicemente ripete quella stringa per tante volte. In questo caso c'è una stringa lunga un carattere, quindi mi darà una stringa lunga 50 caratteri, che sono 50 volte quella ripetizione lì. No? Vabbè, si usa abbastanza raramente. Dimmi? C'è una funzione str che serve per convertire da numero a stringa. Cioè, a cosa serve? Allora, facciamo un esempio.
Prima avevamo detto che il lato della piastrella era di 20 cm, ok? E abbiamo scritto un messaggio del tipo la piastrella ha lato virgola 20 e l'abbiamo stampato. Perfetto. Adesso immaginiamo però di volere questo messaggio che sto stampando, adesso lo sto stampando subito con un print, ma immaginate che questo messaggio io lo voglia mandare via mail, visualizzare da qualche altra parte, pubblicare su un sito, quello che volete. Non posso fare print. Allora, print ha il vantaggio che è una funzione furba e gli posso dare una string, gli posso dare un intero e fa il suo lavoro. Accetta dati di qualunque tipo. Però molto spesso quando parlo di un messaggio lo voglio mandare su Telegram, ho bisogno di una stringa, una stringa, non una stringa e poi un intero e poi un reale. Allora potrei pensare di costruire una stringa messaggio sommando la stringa a il lato più il numero. Ma questo non funziona. Lui non capisce cosa voglio fare. Dice, ma scusami, cosa vuol dire sommare una stringa con un numero? Non ha senso. No, però io voglio concatenare un messaggio con un altro pezzo di stringa che è la rappresentazione visiva di quel numero. Cioè voglio fare così. Ok? Cioè costruire una stringa in cui un pezzo sia un messaggio fisso, un pezzo sia un altro pezzo di stringa, perché le devo concatenare, quindi deve essere per forza una stringa, che al suo interno contenga i caratteri che descrivono come è fatto quel numero. Allora, così funziona. Messaggio mi stampa a lato 20. Oh, caspita, manca uno spazio qua. Quello è il meno. Perché manca uno spazio? Perché non ce l'ho messo, ovviamente, perché dopo la O c'è subito il 2, ma soprattutto perché prima c'era lo spazio. Prima c'era lo spazio perché la print ce lo aggiunge lei. Quando ho più argomenti, la print, bontà sua, ogni volta che passa da un argomento a quello successivo, mette uno spazio. Vogliamo, se vogliamo possiamo sopprimerlo con dei parametri aggiuntivi, ma adesso ci fa comodo averlo. Quindi in realtà il messaggio che dovrei creare è a lato spazio 20. E quindi sto costruendo questa che è una stringa che posso usare ovunque serve una stringa. Però attenzione, io non devo metterci 20, ci devo mettere il valore corrente della variabile lato. Io ho usato 20 come esempio, ma in realtà è la variabile lato che vale 20, può valere 18, può valere 9, il cui valore deve essere inserito qua. Allora, ciò che non posso fare è, ma lo sapevamo già, a lato spazio più lato. Questo non funziona, chiaramente. Somma tra stringa e intero. E dice, ma allora, scusami, facciamolo stringa. Visto che lato come intero non va bene, lo metto come stringa. Ecco, questo ovviamente è sbagliato, scritto così, perché così lo interpreta come la stringa composta dai caratteri L, A, T e O e non dalle cifre numeriche che compongono il valore intero della variabile. E quindi mi stamperà a lato lato. Io voglio quindi una stringa, sì, che contenga un 2 e uno 0, e questo 2 e questo 0 sono estratti dal valore che ha la variabile lato, che è una variabile intera. A questo serve la funzione str. Cioè str di 20 mi restituisce, prende 20 come numero e mi restituisce una stringa fatta di tanti caratteri di fatto numerici, tante cifre numeriche, che servono per rappresentare quel valore. Che 20 sia una costante, che sia una variabile, non mi interessa,
perché quello che interessa, come sempre, quando valuto un'espressione è il valore risultante da quella variabile, da quella costante. Quindi potrebbe essere lato anche per 7 diviso 99, che fa un numero reale in questo caso, perché ho usato una divisione, e questo numero viene convertito in string. Quindi ogni volta che voglio inserire all'interno di una stringa un valore che proviene da un calcolo, un valore numerico, devo prima prendere questo numero e convertirlo in stringa. In questo caso poi è una conversione brutale, nel senso che non posso dire convertimi due cifre dopo la virgola, tre cifre dopo la virgola, arrotondamelo. Questo la funzione str da sola non lo sa fare, impareremo poi a farlo con una sintassi diversa. Quindi ci sono tutte queste funzioni di conversione, di cui str è una, ma la int che abbiamo visto prima, usato prima, è un'altra, che permettono di prendere un dato di un tipo e provare a convertirlo in un dato di un tipo diverso. E quindi abbiamo lo stesso valore sotto forma di reale o sotto forma di intero, oppure sotto forma di stringa, usando questa funzione str. L'inverso lo fanno la funzione int o la funzione float. Cioè prendono un dato e lo convertono in intero, lo convertono in reale. Quindi se io avessi la stringa 333, s uguale 333, questa è una stringa. Posso stamparla, me la fa vedere come stringa, ma non posso fare s più 1, perché nonostante contenga 333, è una stringa, non è un numero. Se voglio usarla come numero, quindi fare 333 a cui ci sommo 1, devo prima estrarre il valore numerico da quella rappresentazione. Quindi dovrò fare un int di s che mi dà... A noi sembrano uguali queste cose, no? Questa e questa. In realtà sono cose completamente diverse. Questo è un valore intero, e vedremo lunedì, codificato in binario, che casualmente in decimale si rappresenta così. Questo è un contenitore di tipo stringa che contiene tre elementi, questi elementi sono caratteri, il primo carattere è un 3, il secondo carattere è un 3, il terzo carattere è un 3. Cioè, internamente sono costruiti in modo completamente diverso. Visivamente si somigliano. Se faccio print di uno, print dell'altro, ciò che vedo io è la stessa cosa. Ma ciò che vedo è purtroppo sempre una rappresentazione testuale. Devo invece rendermi conto della rappresentazione interna di quel valore. Quindi prendo una rappresentazione testuale che rappresenta un numero intero e posso convertirla, creare il valore intero corrispondente. E a questo punto, se è un valore intero, ci posso fare più uno a piacere. Con delle limitazioni, chiaramente, perché se la mia stringa, anziché essere 333, fosse A27 e cercassi di fare la parte intera di S, ci sta tutta una pernacchia, no? Invalid literal for int with base 10, A27. Dice, guarda, la costante che stai cercando di convertire, A27, contiene dei caratteri che non sono permessi in base 10. L'A non è una cifra decimale, base 10 sono dallo 0 al 9. Int mi può fare, abbiamo visto, mi può permettere anche di convertire dei float in point in interi. Mi può permettere di convertire delle stringhe che contengano dei numeri reali o interi, vediamo un po'. Non gli piace 45.0 perché non è una rappresentazione di un intero. 450 sì, quindi molto pignola, no? Da questo punto di vista la funzione int. Ti do un intero se ciò che mi dai effettivamente rappresenta un intero. Cugina di int è la funzione float, a cui se passo un intero, 1, mi restituisce un numero reale, quindi lo vedete che lo scrivo con la virgola, di pari valore. Se gli passo una stringa,
prova a che contiene dei numeri chiaramente, prova a convertire questi numeri in un numero reale. In questo caso era un intero, ma chiaramente i reali sono un sovrainsieme degli interi. E ovviamente anche lei, se gli passo, gli metto un carattere che non c'entra niente, mi dice che guarda, non va bene, 24.3 non è un valido numero reale. Quindi noi abbiamo questi, per ora, questi tre tipi di dati abbiamo conosciuto, l'intero, int, il reale, float, e la stringa, str, e queste tre funzioni, int, float e str, possono essere usate per convertire un valore da un tipo all'altro, in tutti i modi possibili, a patto che la conversione abbia senso. Quindi è sempre possibile convertire verso stringa, da intero stringa si può sempre fare, da float a stringa si può sempre fare, da float a int si può sempre fare perdendo la parte decimale, da int a float si può quasi sempre fare, con dei problemi sui floating point che accenneremo, e da stringa a int, da stringa a float si può fare solamente se la stringa contiene i caratteri che descrivono correttamente la cifra, è il valore del numero. Queste funzioni, soprattutto int e float, saranno fondamentali perché quando impareremo a leggere i dati dall'utente, lo faremo con una funzione che si chiama input, la quale restituisce sempre una stringa. E se invece vogliamo leggere un numero, lo leggeremo come stringa e poi lo convertiremo in intero, a patto che effettivamente ci sia davvero un intero. E vabbè, abbiamo visto che... Una caratteristica un po' strana delle stringhe, che... può stupire chi ha, diciamo così, arriva da un linguaggio come il C e invece non stupisce per nulla per chi arriva da Java, ad esempio, è che le stringhe sono un tipo di dato immutabile. E troveremo in Python diversi tipi di dati immutabili e altri invece che sono mutabili. I numeri anche sono tipi di dati immutabili, ma non ce ne frega niente, perché lo capiremo più avanti. Nel senso che non ci fa nessuna differenza. Invece una stringa ha una caratteristica strana. Cioè, se io creo una stringa che vorrebbe essere ciao, ma per errore è cia, s, è sbagliato scriverla. Allora, non c'è nessun modo per poter modificare questa stringa e correggere l'ultimo carattere dalla A, trasformarlo in una O. Ok? Nel linguaggio Python non esiste nessun modo per modificare il contenuto di una stringa una volta che è stata creata. Il valore della stringa. Ciò che posso fare è modificarla. Vabbè, ma non ho modificato il valore di una stringa esistente. Ho creato un nuovo valore stringa con un nuovo valore, con un nuovo contenuto e ho sostituito il nuovo valore a quello vecchio nella variabile. Quindi vedetevelo, variabile s messa qua, stringa cha, questa variabile s fa riferimento a questa stringa. Questa stringa non la posso modificare, il valore non la posso modificare, la variabile faccio quello che voglio, ma il valore no. E quindi se voglio sì far sì che una lettera di questa parola sia modificata, cosa faccio? Creo un nuovo valore qua sotto, con la O, sposto la freccia facendo in modo che la variabile S punti alla nuova stringa e quella là la dimentico, quella di prima la dimentico. Ok? Quando si lavora con dati immutabili, l'unico modo di modificare questi dati è di crearne dei nuovi, che siano magari costruiti a partire da quelli precedenti. Ma non posso modificare quelli precedenti. Cerchiamo di capirlo meglio. La stringa, abbiamo detto, è... dimmi. Tu non ridefinisci la variabile sì, la riassegni. Sì, certo. Posso riassegnarla completamente, non solo un carattere per volta.
Vediamo in dettaglio. Qui abbiamo una rappresentazione visuale di come è fatta una stringa dentro. La stringa, abbiamo detto, che è una sequenza di caratteri. Questi caratteri sono messi in fila e ciascuno ha una sua posizione. Ad esempio, nella stringa che qua appunto si chiamava Harry, è una stringa di 5 caratteri, quindi immaginiamoci 5 caselle. Ciascuna casella contiene un singolo carattere. Name è la stringa di lunghezza 5, quindi contiene 5 caselle, ciascuna delle quali è un carattere. È possibile andare a estrarre il singolo carattere con una sintassi basata sulle parentesi quadre. Quindi name è l'intera stringa. Name, aperta parentesi, 0, chiusa parentesi, è il primo carattere della stringa. Quindi sarebbe in questo caso first, sarebbe una singola H maiuscola. Cosa ci metto tra le parentesi quadre? Ci metto l'indice della posizione del carattere. I caratteri sono in fila, ciascuno ha una sua posizione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, nessuno supera la fila, stanno esattamente nell'ordine in cui erano. E queste posizioni sono numerate a partire da 0. Ricordatevi che gli informatici contano a partire da 0. Quando c'è da contare, 0, 1, 2, 3, non si conta 1, 2, 3, 4. Siamo gente strana, lo si sa, ma ci sono dei motivi pratici di comodità per scegliere questa convenzione. Quindi se io ho una stringa lunga 5 caratteri, questi caratteri saranno quello di posizione 0, 1, 2, 3, 4. Se una stringa lunga 5 caratteri, non esiste nessun carattere nella posizione 5. Perché un eventuale carattere nella posizione 5 sarebbe un sesto carattere. Ok? Se tu hai indice 3, sei il quarto. Se tu hai indice 0, sei il primo. Ok? Questo vale in Python sempre per tutte le strutture dati. Quindi vuol dire che io posso conoscere ed elaborare i singoli caratteri di una stringa conoscendo il loro indice, e l'indice va da 0, che è il primo carattere, alla lunghezza della stringa meno 1, che è l'ultimo carattere. Stringa di 5, length di stringa vale 5, i caratteri contenuti vanno da 0 a 4. Quindi il primo carattere è sempre 0, l'ultimo carattere è la lunghezza diminuita di 1. Quindi la nostra stringa ciao, posso dire s di 0 e mi dice che è c. Posso dire s di 1, mi dice che è i. E posso salvare che il secondo carattere uguale s di 1. Quando estraggo un carattere da una stringa, ciò che ottengo è ancora una stringa di lunghezza 1 per costruzione. Quindi ogni singolo carattere in realtà a sua volta è una stringa di lunghezza 1. Li posso estrarre e poi ho questa stringa secondo e posso fare ciò che voglio. Che ne so, stampiamo una riga di i e via. È una stringa con cui posso fare ciò che voglio. Quindi posso prendere una parte di una stringa e usarla. Parlavamo di immutabilità prima. Ciò che non posso fare è il contrario. Cioè uno potrebbe dire, in tanti linguaggi si può fare. C'è una stringa che ha tante posizioni, nella seconda posizione cambio il valore. Non voglio più una i, ma voglio una u. Non si può fare perché dice che gli oggetti di tipo stringa non supportano item assignment. Non supportano l'assegnazione, cioè la modifica del valore, dei singoli item, dei singoli elementi contenuti. Ok?
Possiamo cambiare la seconda lettera? Certo che possiamo cambiare la seconda lettera, basta che costruiamo una nuova stringa in cui prendiamo la prima lettera dalla stringa di partenza, ci aggiungiamo una seconda carattere a piacere e poi prendiamo dal terzo e quarto carattere dalla stringa di partenza. Costruiamo una nuova stringa manipolando quella esistente. Utilizzando sì, gli operatori di somma, gli operatori di concatenazione, più le altre funzioni che vedremo. Però ricordiamoci sempre ogni volta che vorremmo modificare un elemento di una stringa, non possiamo, dobbiamo costruire una nuova. Dicevo che gli indici di una stringa sono definiti, quindi nostra stringa che si chiamava S, che valeva ciao, ho estratto S di 1, S di 2, S di 3, S di 4 non si può estrarre, perché mi dà un errore di index out of range. Quindi tutti gli accessi alla stringa sono controllati. Se noi tentiamo di accedere a un carattere che non esiste, lui mi dice non esiste e mi blocca il programma con un errore. Ok. Poi esistono dei modi più avanzati per gestire questa operazione di indicizzazione. Un modo è quello di contare dal fondo. Abbiamo detto la stringa S, 4 caratteri, ha indici 0, 1, 2, 3, iniziando dal primo carattere. Se io come indice uso un valore negativo, lui parte dal fondo, a contare dal fondo. Quindi meno 1 è l'ultimo carattere, meno 2 è il penultimo, meno 3 è il terzultimo, meno 4 è il quartultimo, cioè il primo, meno 5 non esiste. Quindi se mi dicono dammi il penultimo elemento di questa stringa S, il penultimo, io posso scrivere S di meno 2, o posso benissimo scrivere S di len di S meno 2, meno 1 scusate, meno 2. Cioè io conto in avanti ma so quanto contare, se una stringa lunga 10 caratteri il penultimo sarà quello di indice 8, ok? Perché se una stringa da 10 caratteri l'ultimo indice 9, il penultimo indice 8. Ricordiamoci che l'indice dell'ultimo è sempre 1 in meno della lunghezza. Quindi io posso scrivere S di meno 2 dicendo senti conta tu 2 dal fondo, oppure mi faccio il conto io 10, che è la lunghezza, meno 2, che sono quelli che devono andare indietro. E quindi uso un indice positivo. Di solito negli algoritmi si tende a usare gli indici positivi, è più facile. È più facile scriverli in caso generale. Ma Python supporta anche gli indici negativi, che è una cosa antipatica, perché molto spesso il meno 1 salta fuori non perché vogliamo accedere all'ultima posizione, ma perché stiamo decrementando una variabile una volta di troppo. Vabbè, avrei preferito un errore, ma pazienza, l'hanno fatto così. E l'altra cosa carina è la possibilità di estrarre non solo un singolo carattere, ma una sequenza di caratteri consecutivi, specificando un indice di partenza e un indice d'arrivo. Cioè, se io ho una stringa, chiamiamola sempre S perché ci abbiamo fatto amicizia, un testo molto lungo, posso dire, senti, dammi i caratteri che vanno dalla posizione 4 alla 8. Lo scrivo usando sempre le parentesi quadre e specificando i due indici di partenza e di arrivo separati da due punti. Questa sintassi la chiamiamo range, cioè un intervallo di valori, e ciò che otteniamo è una fetta, una slice di una stringa. Quindi questo viene chiamato spesso operatore di slicing o di affettamento.
come vengono interpretati gli indici? Il primo indice mi dà il primo carattere che viene estratto. Indice 4, il quinto carattere. Quindi, non il primo, non il secondo, non il terzo, non il quarto, bensì il quinto, che è la E. Il secondo indice mi dice il primo carattere escluso. L'indice del primo carattere escluso. 4 è compreso, 8 è escluso. Quindi lui mi dà una slice, una fetta, contenente i caratteri in posizione 4, 5, 6, 7. 4 compreso, 8 escluso. È sempre così. Primo compreso, ultimo escluso. È un altro modo strano di pensare degli informatici. Contano da 0 ed escludono sempre il punto d'arrivo. E infatti abbiamo caratteri in posizione 4, il quinto, in posizione 5, 6, 7, quindi l'ottavo carattere, mentre il carattere in posizione 8, che sarebbe lo spazio, non c'è nel risultato. Ok? Questo è strano, il fatto di avere il primo carattere compreso ma il secondo escluso, ma è anche molto comodo, perché se io faccio 4 meno 8, cioè 8 meno 4, mi dà esattamente la lunghezza del risultato. Okay. Se io vado dall'1 al 5, ho esattamente 4 caratteri. Ma questo diciamo così, scorciatoia la ottengo solo se il 5 è escluso, non se è compreso. Su queste piccole aritmetiche adesso faremo un po' di ginnastica, un po' di esercizi. Sento la sua domanda? (2)2 prende dal quinto carattere al penultimo carattere. Escluso, sempre escluso, quindi l'ultimo escluso, il penultimo escluso e quindi ti lascia fino al terzultimo compreso. Facciamo un po' di pausa, poi giochiamo con le stringhe.